Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a Nord-Est, un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi mezzi alla barriera dell'autostrada 27 di Mogliano Veneto in direzione Venezia al congiungimento con la tangenziale di Mestre, ha provocato ben 5 feriti. Nessuno fortunatamente in gravi condizioni, ma le ripercussioni sul traffico veicolare sono state pesantissime, con lunghe code e traffico bloccato sul posto, intervenute le ambulanze del SUEM 118 di Treviso, alcune squadre di vigili del fuoco, la polizia stradale del distaccamento di Mestre. Il tratto autostradale comunica autostrade per l'Italia è stato temporaneamente chiuso. Alla base dell'incidente, una leggera foschia che ha caratterizzato le prime ore della mattinata. L'auto rovesciata, una giovane donna deceduta e altri 2 ragazzi feriti, e il bilancio tragico di un incidente accaduto ieri sera verso le 21:30 in via Frusta, all'incrocio con via Villa Tega a Salzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Mestre, che hanno messo in sicurezza l'auto e soccorso gli occupanti insieme al personale sanitario del SUEM. Purtroppo, nonostante i soccorsi, la giovane Giuliana Cerqueira Lima, 25enne, residente a Quinto, Treviso, è stata dichiarata morta. Gli altri 2 feriti, conducente di 36 anni e passeggera di 24, sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. I carabinieri si sono occupati dei rilievi, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco erano in fase di ultimazione. Le misure restrittive riguardanti in particolare l'Istituto Comprensivo di Gradisca di Sonzo sono dovute a un forte e pericoloso legame epidemiologico con il focolaio di Covid variante inglese emerso nei giorni scorsi all'interno di un'azienda monfalconese. La chiusura della scuola è quindi necessaria, vista l'alta capacità di trasmissione di questa forma del virus, specialmente fra i più giovani. Lo ha detto il vice governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso della riunione in videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Nel quarto trimestre 2020 la produzione industriale della provincia di Vicenza è risultata ancora in calo rispetto al 2019 con un meno 1,9%, anche se la riduzione è più contenuta rispetto al trimestre precedente. Il dato emerge dalla 150esima indagine congiunturale di Confindustria Vicenza, che conferma nel periodo ottobre-dicembre 2020 un'ulteriore ripresa dell'attività delle imprese manifatturiere rispetto alle profonde flessioni del primo semestre. Ancora una settimana senza operai a Trieste, nonostante l'annuncio della Vitale One, sono passati altri 7 giorni nel cantiere del tram di Opicina, nulla si è mosso. Intanto le penali, causa ritardo nel completamento dei lavori, continuano a salire alla media di oltre 700 euro al giorno, arrivando sin qui già a circa 20.000 euro totali. Da fine novembre ormai i lavori che dovrebbero consentire allo storico tram di riprendere la marcia dopo l'incidente frontale del 16 agosto 2016 sono fermi al palo. La ditta titolare dell'appalto ha fornito un cronoprogramma al comune nei giorni scorsi. Era atteso il container destinato ad uso ufficio al deposito della Trieste Trasporti di Opicina, container ad oggi mai arrivato. Il sindaco Roberto Di Piazza preferisce non commentare. Emerge comunque un fastidio importante per la situazione, visti tutti gli sforzi profusi per supportare l'impresa. Sport, calcio, 2 reti per tempo e Parma e Udinese finisce 2-2. L'anticipo all'ora di pranzo di ieri, la 23esima giornata in Serie A, illude i padroni di casa che al Tardini finalmente ritrovano la rete casalinga dopo 8 turni consecutivi al digiuno. Per quanto riguarda la Triestina, pareggia grazie a un'altra rimonta in extremis. Verona finisce 2-2 per gli scaligeri, doppietta dell'ex Arma. Il rosso Labardati a segno con Gomez e nel finale con Lepore. Sul Friuli Venezia Giulia, oggi dalla costa alle valli alpine e prealpine, cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse con più schiarite a ovest e qualche piovigine a est. Sulle zone verso il Cadore, verso il Tarvisiano, cielo poco nuvoloso, sopra i 1500 metri circa, cielo ovunque sereno, possibili foschie. Domani sui monti sereno, su pianura e costa variabile per nubi residue
al mattino e miglioramento dal pomeriggio, possibile formazione di nebbia nelle ore più fredde. Passiamo al Veneto. Nebbie estese in pianura, in progressivo dissolvimento, salvo possibile locale persistenza. In montagna in prevalenza soleggiato, dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura in qualche fondovalle. Per quanto riguarda la giornata di domani, sulle zone montane in prevalenza ben soleggiato, in pianura iniziali foschie e nebbie diffuse, localmente persistenti sui settori centro-orientali costieri, in successivo parziale dissolvimento, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo e di ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. NM Magazine, la prima e unica rivista italiana sul network marketing, dedicata al networker. Scopri la versione online su www.nmmagazineworld.com.